Cari amici e gentili amiche, vi ringrazio per l'attenzione che avete deciso di concedermi visionando questo breve video. Il mio nome è Giovanna Brancato, abito sulla collina di Vampolieri da 3 anni, sono docente di chirurgia generale presso la facoltà di medicina del nostro Ateneo e nelle vesti di chirurgo presto servizio presso l'azienda Policlinico. Comprenderete pertanto che fino a poco tempo fa non era certo nei miei programmi l'idea di una mia eventuale candidatura per le prossime e imminenti elezioni comunali. Tuttavia, la sensazione di disagio quotidiano generato dal forte contrasto tra l'indiscussa bellezza paesaggistica e le reali condizioni di totale abbandono di tutta la nostra zona mi hanno indotto a vagliare tale possibilità, che sento e vivo oggi come un vero dovere. Il dovere di chi ha deciso di mettersi in gioco perché sa per certo che nessuno potrà mai fare qualcosa, produrre qualcosa di buono per la nostra comunità, se non chi ogni giorno si confronta con le problematiche inerenti ad essa. Il dovere di chi avverte forte l'esigenza di un cambiamento di rotta, perché è stanco delle vane promesse di coloro i quali sostengono che se eletti attenzioneranno le nostre istanze. Il dovere di chi ritiene che i tempi siano maturi affinché i residenti della collina tirino fuori il loro orgoglio. Talvolta guardando la TV si rimane stupiti e persino indignati per le immagini di degrado che riguardano solitamente i quartieri più periferici dei grandi agglomerati urbani. Ma cosa dire se a provocare disagio, sconcerto e indignazione una tra le più belle zone dell'Interland catanese, la collina di Vampolieri? Come giustificare il fatto che a nulla sono valse negli anni le denunce per lo stato in cui versava la via Ceuta, oggi chiusa per volere dell'ex sindaco Nicotra, per lungo tempo trasformata in una discarica abusiva dove venivano riversati mobili, elettrodomestici e spazzatura in quantità industriali e persino resti di negozi di pescivendoli della zona che sempre più spesso attiravano branchi di animali randagi rendendone pericolosa la percorrenza senza automobile. Come giustificare la sporcizia e le erbacce infestanti presenti lungo tutta la via Ulisse, la via dei Ciclopi e le vie limitrofe, dove a qualunque ora è possibile vedere pascolare topi e dove puntualmente d'estate il caldo torrido provoca incendi, spesso di proporzioni notevoli, che costringono i vigili del fuoco ad evacuare interi palazzi? Come giustificare le strade transennate, dissestate, le enormi buche presenti, oserei dire a memoria d'uomo, in via Vampolieri e nelle strade adiacenti? A tal proposito, già 2 anni addietro ebbi modo di incontrare l'ex sindaco Nicotra, che provò in qualche modo a sensibilizzare sulle problematiche in questione. Lui sul momento, devo dire, si rese disponibile, almeno verbalmente, ma in realtà non si è ancora avuto alcun riscontro tangibile. Già in diverse occasioni mi sono fatta promotrice di iniziative di denuncia circa il degrado imperante in questo territorio. L'ho fatto attraverso i quotidiani, l'ho fatto coinvolgendo vari network regionali, da Telecolor a Teleacireale, che sollecitati da me più volte non si sono certo tirati indietro dinanzi a motivazioni rilevanti sotto il profilo sociale e ambientale. Un altro importante elemento di cui voglio farvi partecipi è che lo scorso mese di luglio l'ex sindaco onorevole Nicotra, assieme al vice sindaco Petralia, oggi candidato alla poltrona di sindaco, e a uno stuolo di assessori e ingegneri, presentarono il cosiddetto piano di recupero della collina di Vampolieri presso il President Park Hotel. Io e altri residenti, animati da buone speranze e convinti che finalmente qualcosa di importante stesse per accadere, partecipammo al suddetto incontro. Devo dire che fui colta da uno sgomento estremo quando mi resi conto che il piano di recupero in questione, a loro parere, riguardava esclusivamente la messa in sicurezza delle cosiddette zone rosse
cioè le zone esposte ad un elevato rischio idrogeologico, nonché la necessità di continuare a costruire in alcune aree rimaste libere tra la via dei Ciclopi e la vecchia torre di Casalotto. Presi quindi la parola e senza mezzi termini feci presente che non trovavo affatto saggio continuare a costruire palazzi e ville in un'area priva di qualsivoglia servizio, di una rete fognaria, di parchi dove poter portare i nostri bambini, di spazi dove poter praticare dello sport all'aria aperta, un'area caratterizzata da un assetto stradale a dir poco scandaloso, un'area praticamente abbandonata da tutte le amministrazioni comunali che si sono susseguite e che hanno pensato bene di eliminare il verde che rappresentava la peculiarità stessa della collina e sostituirlo con case, ville e palazzi senza alcun modello architettonico di riferimento e senza la guida di un piano urbanistico in un contesto geologicamente così precario. In buona sostanza compresi che nei programmi dell'amministrazione uscente c'era ancora il progetto preciso di continuare a cementificare senza ritegno. Nessuno dei relatori durante l'incontro si guardò bene dal fare cenno allo scempio compiuto negli anni. Piuttosto era palese la voglia di consenso che comunque vi assicuro che non giunse da nessuno dei presenti. In quell'occasione io ebbi anche a dire che i residenti della collina erano pronti ad alzare le barricate pur di impedire che quanto espresso in quel preciso contesto potesse trovare un seguito. A quanto detto aggiungo anche che qualche mese fa il comune di Aci Catena è stato commissariato e l'attuale commissario ha già approvato la costruzione di un certo numero di abitazioni in via dei Ciclopi, nonché il cosiddetto piano di recupero di messa in sicurezza appunto delle aree sottoposte a rischio. È comunque certo che sarà necessario un ulteriore passaggio in consiglio comunale dove prevedo un dibattito animato. Nel corso degli ultimi 20 anni la lottizzazione dissennata, così come l'eliminazione dell'area verde naturale che era propria del territorio, ha finito per trasformare una delle più belle e rigogliose zone della nostra costa in un vero e proprio ghetto, dove dagli anni 80 in poi le cooperative e la speculazione edilizia hanno fatto da padrone, con l'assenso delle amministrazioni comunali che si sono susseguite. Ritengo proprio che non si possa continuare a rimanere con le mani in mano e attendere con rassegnazione che si compiano ulteriori soprusi nei nostri confronti. Ne va della nostra dignità. La collina di Vampolieri ha un ragguardevole numero di votanti ed è giunta l'ora che essi abbiano i loro rappresentanti in consiglio comunale. È mio desiderio quindi invitare alla riflessione tutti coloro i quali, come me, sono convinti che l'attenzione da porre nei confronti di quest'area così vasta e unica vada ben oltre i programmi previsti e che soltanto un preciso esame analitico delle molteplici problematiche che coinvolgono tale territorio e tutti noi possa con un impegno costante condurre ai risultati sperati. Una pianificazione programmatica, un impegno così importante può essere perseguito soltanto con l'aiuto di tutti voi che rappresentate la linfa che deve nutrire e alimentare l'impegno prefissato. Se percepite quindi il mio stesso disagio e siete pronti a darmi il vostro consenso, per la prima volta potremo esprimere e dare forza alla nostra voce attraverso una figura autorevole che sappia definire in seno al Consiglio Comunale l'identità e il ruolo che deve avere e che merita la collina di Vampolieri. Insieme a voi sono pronta ad affrontare una battaglia difficile in un ambito politicamente problematico, alimentato da vecchi retaggi clientelari e da gestioni dissennate di un comune ormai allo sbando. Il progetto su cui intendo impegnarmi sarà costruito attraverso la discussione, il confronto, il coinvolgimento e la condivisione di obiettivi comuni
che sono i veri elementi fondanti di un solido e moderno, non certo retorico, senso di appartenenza. Come sapete, in questa competizione elettorale è prevista anche la scelta del candidato sindaco che, mi permetto di suggerire nel nome di Ascenzio Maesano, già sindaco di Aci Catena dal 99 al 2008, persona semplice, sempre disponibile e attenta ai problemi del nostro territorio, tant'è che durante i 9 anni della sua pregressa sindacatura si è sempre rifiutato di autorizzare le proposte di lottizzazione e costruzione di ulteriori palazzi, e che ha posto al vertice del suo attuale programma elettorale proprio la collina di Vampolieri, ritenendo che i problemi relativi ad essa meritino un'attenzione particolare e siano pertanto oggetto di dibattito già all'inizio dei lavori del nuovo Consiglio Comunale. Sono convinta che questa sia l'occasione giusta per vincere la sfida che stiamo per affrontare e restituire così motivazione e fiducia a tutti noi. Grazie.